Federico il Petrolio. Tempa Rossa, questo è il regno incontrastato della francese Total. Da qui parte uno dei due principali filoni d'indagine della Procura di Potenza. Intorno a quello che sarà il nuovo centro Oli Lucano ci sono i territori di tre piccoli comuni. Gorgoglione, famoso per la lavorazione della pietra, Guardia Perticara, uno dei borghi più belli d'Italia, Corleto Perticara, famosa per i moti insurrezionali, qui l'Unità d'Italia arrivò un anno prima, nel 1860. Oggi però sembra un altro tricolore, quello francese, a risaltare. Una piccola delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha fatto visita proprio ai cantieri del futuro centro Oli della Total in un blitz riuscito però a metà, perché non è stato possibile oltrepassare la barriera al di là della quale si accede all'area del futuro impianto. Tu non c'eri niente perché tu sei un lavoratore e fai la vigilanza. La betoniera carica. Con chi, a chi possiamo chiamare per avere un contatto? Guardi, al momento non sono disponibile. Qui non ci fanno entrare, probabilmente hanno qualcosa che non ci vogliono far vedere. D'altra parte noi chiediamo solamente di poter visionare quello che stanno facendo. Hanno messo un povero ragazzo che sta lì a fare il cane da guardia e ci hanno detto che non è possibile parlare con qualche responsabile, ma a noi non ci interessa, noi siamo qua, lo vediamo lo stesso, il cantiere, vediamo quello che stanno facendo, un cantiere molto grande. È un cantiere importante, abbiamo visto che ci sta un pozzo dove stanno continuando a scavare e la cosa singolare è vedere tutto questo, una profonda commissione tra i due livelli di energia, l'energia fossile che loro vogliono e tantissime paleoliche, il futuro. Allora di cosa stiamo parlando? Qual è lo scopo di tutto questo? Favorire questi pochi posti di lavoro che loro creano, importanti per carità, sono sempre importanti i posti di lavoro, ma se ne potrebbero creare molti di più in un altro modo. Questo che sta continuando a fare il governo è uno sfruttamento stupido, inutile, retrogrado, antico, senza alcuna prospettiva per il paese. Il petrolio che viene estratto in Italia, come ben sapete, rappresenta solo il 7% dei consumi nazionali. A chi giova? Giova a pochi? Ai soliti pochi? Giova la Total? Giova Eni? Queste sono le domande. Guardando a vista d'occhio quello che sta succedendo in questa zona, possiamo renderci conto che con un prezzo oggi dollaro a barile così basso com'è, questo è tutto fuori mercato. Questo oggi è un progetto che non ha la sua realizzazione nemmeno di natura economica, perché con un prezzo del petrolio così basso non è per nulla conveniente pensare di estrarre questo tipo di petrolio. Era una strada pubblica, che camminavano, andavano alla Vallona, a Pietra Pertosa, era una strada che c'era, adesso è impegnato giustamente per la Total. La Total ha ordinato ai vigili alla ronda di fermare tutte le persone che non hanno un pass e non farli passare. Io che c'ho un'azienda agricola, avevo un'azienda agricola faunistica e grazie a questi signori ho chiuso, ero insieme al mio consuocero. Quindi dovevamo andare in azienda e poi venire, siamo partiti presto per venire, prima andare in azienda e poi venire qua. Loro non l'hanno fatto passare perché dice che non avevano il pass, quindi siamo arrivati all'assurdo. Noi in azienda, nelle nostre case, abbiamo il permesso ci devono dare il permesso per poter passare. Noi siamo venuti qui negli anni, dal 2013 in poi, siamo venuti a cadenza annuale, quasi ogni anno siamo venuti qua. Però quando si tratta di proteste, di vedere i cittadini che protestano e che vogliono dire la loro, vediamo sempre le stesse facce. Perché? Cosa succede da un punto di vista sociologico? Ma perché purtroppo io penso che i cittadini abbiano timore di queste pressioni che subiscono da parte di chi oggi ha il potere politico di fare questo. Quindi la maggior parte di loro, avendo questa paura, si nascondono, vorrebbero dire la sua, ognuno di loro, ma questa paura li tiene bloccati, cioè li tiene nascosti. Voi cosa chiedete agli amministratori locali? Perché vanno bene i 5 Stelle, vanno bene i parlamentari, però poi i presidi istituzionali sono quelli locali. Insomma, io vorrei da parte loro una partecipazione in più, in quanto non parliamo di politica, parliamo di un ambiente che ne facciamo parte tutti. Questa è la terra dove un'arteria importantissima ha diviso a metà il territorio a causa del crollo di una delle spalle del viadotto, è la provinciale Saurina. Da qui passano cittadini, studenti pendolari, lavoratori. Fondamentale per tutti, in particolare per la Total. E in appena 2 settimane questa strada, chiusa al traffico appena lo scorso 17 marzo, è stata riaperta, in tempi record, dalla Total.